Bella per tutti e bentornati sui gameplay, quelli miei storti, che famo cose, ok? Siamo su Team Fantastics, TFT di League of Legends. L'ho fatto già un gameplay, oggi ne facciamo un altro e vediamo un po' quello che squadra riusciamo a mettere insieme. Non ho idea. Vediamo un po' cosa chi abbiamo qua. Utilizza no, sì, 7. Andiamo di 7. Andiamo così. Ecco. Poi qui abbiamo una sentinella assassino. Ma sentinella ce ne abbiamo già due con lui. Vabbè, perché no? Qui abbiamo uno schermagliatore portatore della notte. Oddio, grazie. E tu cosa sei? Redento evocatore. Me ne stai a dare altri due? Direi che Sindra ci piace. Questa è schermagliatrice, sentinella e legionario. Un sacco di roba fa. C'è anche Udyr però. Allora potremmo fare. Allora ci saluta lui. E Udyr lo mettiamo qui. Proviamo a fare schermagliatrice. Questo cos'era? Schermagliatore, ok, quindi ho due schermagliatori qui, due sentinelle, vediamo un po' di fa schermagliatore sentinella, vediamo cosa esce fuori, vediamo, non ho idea. L'oggettino comunque già gli abbiamo dato il pungolo qua. Okay, il gioco è molto semplice, come vi ricordate, compri posizioni, se ne hai tre uguali diventa di livello 2, tre uguali di livello 2 fanno uno stesso personaggio di terzo livello, quindi sempre più forte nelle statistiche, nelle cose. E beh, io direi sempre velocità d'attacco, ci piace. O un utile di livello 2 ci abbiamo. Portatore rinnovatore, portatore dell'alba combattente, portatore rinnovatore. Questa roba a noi non ci interessa e non interessa che lei continui a sparare sempre più veloce. Quindi abbiamo detto che lui è una sentinella, lei è un'evocatrice, però io intanto potrei far così, tanto non ho nessuna, come si dice, nessun tratto in questo momento, quindi meglio mettere un livello 2 qua. Allora, evocatore, che cosa fanno gli evocatori? Più 3 mana più 6 mana. Basta. Tutti gli alleati ottengono mana aggiuntiva dei propri attacchi. Ok. Cioè non è brutto. Non è brutta come cosa, ecco. Hanno fatto i bozzi. Ah, aiuto. Vabbè, peccato. Allora, abbiamo detto schermagliatore e portatore della notte. Io mi prendo anche Vladimir, che è portatore della notte, anche lui. Vediamo un attimino che qua c'è un Pyke che mi ha detto sentinella e assassino, sentinella e assassino, intanto ne posso mettere uno in campo e beh, metterei lui, invece sono due sulla front line, quindi schermagliatori ne potrei avere tre, cioè se faccio così abbiamo attivato un tratto. Schermagliatore, ovvero scudo da 3, ovvero 20% della salute massima e più 3 attacco fisico. Ci piace. Ci piace una cifra. Assassino sentinella. Ma a me la sentinella. Attacco, però vabbè, dai, ci potrebbe sta. Vediamo un attimo. Ma serio? Questo c'è un Vlad livello 3? Ma veramente? Così veloce? Ok. Ho vinto però. Ragazzi, ho l'imbarazzo. Vabbè. Direi che voglio quel bastone. Che dovrebbe diventare qualcosa di interessante insieme all'archetto. Mio! Grazie.
se non mi ricordo male, che poi molte cose te le devi ricordare come accoppiamenti. Mo' punteremo alla sentinella, quindi di livellare, vediamo un attimino. Allora, intanto lei ci saluta e qua diventa, infatti, fuori di Guinzo, diventa sempre più veloce. Dragone, ha detto che noi arredamento missile, non ci interessa nulla. Abbiamo 20 gold, fino ai 50, se possibile, non li voglio spendere. Poi abbiamo sempre lei che comunque è di livello 2, quindi non mi dispiacerebbe, insomma, portarla avanti. Portatore della notte è più facile perché bastano due e prendono danni aggiuntivi e scudo. Anzi, quasi quasi lei ce la vendiamo perché non c'entrerebbe nulla. Sarebbe giusto tanto per ce l'ho perché è di livello 2, ma piuttosto che lei è rimasta uno sputo di vita, ma non è rimasta, ci è piaciuta questa cosa. Se riuscisse a arrivare a tre sentinelle diventerebbe ancora più veloce. Ecco, lei tanto una la prendiamo, portatore dell'alla redento missione 33, dai, una bottarella, non si esce fuori. Rakan è una sentinella, attenzione, sentinella è Olaf. Ecco, Olaf ci piace, tre sentinelle con Olaf. Sì. Lui è un schermagliatore, quindi lui per ora va bene. Mo' puntiamo alla sentinella, va. Quindi puntiamo a livellare fondamentalmente, in modo tale che possiamo schierare gli altri personaggi. Ragan, io me lo prendo. Comunque lo compro, poi vediamo. Poi ce lo sto. Casomai hai. Sì, diciamo così, abbandoniamo il discorso dei cosi, dei portatori della notte. Puntiamo su schermagliatori e sentinelle. Sì. Mi piace di più come idea. Mi piace di più come idea. Al che vuol dire che lui ci saluta qua. Mettiamo lui che è del livello 2. Le tre sentinelle comunque ci rimangono. Poi qui c'è un Olaf e ci piace. Dopodiché stiamo bene così. Aspettiamo. E accumuliamo oro per ora. Vediamo che succede. Vabbè, questi ce lo portiamo a casa facile, insomma, non è un problema tirare giù questi. Poi magari mettessi anche qualche oggetto, magari sarebbe bello. Grazie, che mi hai dato? I contoni che danno il critico. Beh, lei sicuramente non ci serve, ciao. Io direi che ci facciamo un livellino e cominciamo a far entrare Olaf, così schermagliatore e sentinelle contemporaneamente. E colpo che probabilmente schivata, abbiamo proprio Olaf, che ci piace, ma lì comincia a picchiare come un fabbro. Avanti, chi c'hai? Gente brutta. Vai, sto filotto di stun che abbiamo fatto. E ciao. L'ho portato a casa, dai. 43. Prendiamo 10 di guadagno. Ne andiamo a 53. Cominciamo a poterci permettere di spendere. Che tanto sopra i 50 gold non, cioè sempre quello ti danno come guadagno, non vai oltre. Dimenticata, dentro le. Ok, così come stiamo in questo momento, stiamo bene, tra virgolette, insomma, stiamo fermi così. E da dopo cominciamo a fare un po' di cose. Tanto lui me lo porto qua. Anzi, per ora lasciamolo. Poi Rakan lo metteremo qui a protezione di sto fianco. No, schermagliatori, se arrivassi a 6, hanno 40% della salute massima in più e
e più 8 attacco fisico. Mentre invece se arrivo a 6 di loro, scudo da 6 sono 900 più un altro 100 di velocità d'attacco, dura 2 secondi. Dipende, sono simpatiche entrambe. Questa comunque l'abbiamo persa nel frattempo. E qui comunque ci fa vedere adesso combattimento. Oh, finalmente abbiamo fatto questa livello 2. Lei. Buono. E allora facciamo 1 e 2 tacche di esperienza. Ci avviciniamo al livello 6 per poter schierare Rakan e arrivare a 5 sentinelle, nonché a 6 personaggi in gioco. Tanto abbiamo fatto lei di livello 2, buona, che quella più equipata, in realtà è l'unica equipaggiata, a parte Olaf che c'ha un guanto, quindi... Salve, questo pure c'è un altro livello 3, ma siete tanto forti, vedo, cioè, ma proprio forti, 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 forti. Come fa sta gente? Che mi sono perso. Come si fa ad avere un livello 3 quando io ho i livelli 1 in campo? Scusate. Non posso vincerla. Va bene. Cioè, livello 3 vuol dire che ne ha trovati 3, 6, 9. Complimenti. Chi prendo qua in mezzo? Lui. Lui perché... Ah, c'era lei, cacchierola! La fretta, il... Vabbè. Cioè, non va bene, però, ma è andato. Cioè, ho preso lui per prendermi l'MC spada da dare a lei quando c'era direttamente lei con l'MC spada e vabbè. A sto punto la daremo a Olaf, credo che fa l'oggetto l'Infinity. Aumenta danno, critico, cose. Peccato, vabbè. Lui comunque vale tanto, vale 4 monete, è un po' se c'è ragione, si sì, frammento all'infinito. Ok, livello, lui lo portiamo qua, mettiamo Ragan qui a difesa. 62, cominciamo a cercare. Allora, abominio, redivivo mistico. Non ci interessa nulla di tutto ciò. Oh, lei di livello 2, buono. Portatore, poi 54 di che 4 li investiamo sempre nel livello. Ma pure questo c'è un altro livello. Ma sanno qualcosa che io non so? Mi sono perso qualcosa su sta partita? Va bene, cioè non va bene, però brutto così. Stunna, stunnalo. Tiratelo giù. Fategli qualcosa! Ah, questo sicura! Ah! No, vabbè, ma non si può campare così! Ok, ci dà un oggetto. Un oggetto completo, questo è interessante. Allora, quando il portatore d'attacco subisce danno, ottiene 4 attacco fisico e potere magico. Secondo me, a 25 volte. Ci piace? Ci piace e lo diamo proprio a Olaf. Allora, di questi a noi non ci serve nulla, non ci serve nulla, quindi cerchiamo. Eccolo Olaf di livello 2, buono. Bravo, poi siete di sangue. Un altro Olaf ce lo prendiamo e un'altra bottarella a livello. Ok, a noi ci servirebbe un'altra sentinella, sinceramente, in modo da arrivare al secondo step. E poi potremmo pensare a fare un rinnovatore. I rinnovatori curano per una percentuale della loro salute massima ogni secondo. Se hanno il massimo della loro salute, ripristinano mana. E chi è il rinnovatore tra quelli che ho? Azzo, che boh. Vai, Olaf. Vai, Olaf. Oio, bella. No, non era Olaf, era una cosa. E se no, potrei fare secondo legionario. Legionario d'attacco e 15% di guarigione. Quello pure, ecco, ad esempio, non ci dispiacerebbe. Legionario c'è lei e c'è lui. Me ne sono presi due al volo così e mo c'è, poi ci pensavo. Tanto Ragan me lo prendo. Tanto Ragan me lo prendo. E decidiamo un attimino. Sì, preferisco lui.
Nettamente direi. E tappa, doppio botta di livello, di esperienza, insomma. Me l'hanno sciolto, raga. Poverino. Chi mi dai? Monetine, grazie. E cosa mi ha dato? Nico, devo capire. Ok, ne era una copia. Oh, sì, come dire. Cerione che è legionario. Legionario abbiamo detto come lui, anche ciao lui, benvenuto a Ligan 64 4 4 e 4 e vai. E allora Rivan così cosa pomi così vai, spostiamoli per capirci qualcosa meglio. Ci abbiamo anche adesso i legionari che aiutano in un certo senso. Aiuta la gente che è arrivata dietro a picchiare dove non doveva. Ma è nato livello 3, ma solo io non ho i livelli 3, ma perché? Non è giusto. Uffi, io devo pure equipaggiare sta roba, devo dare. Giustamente, se non da gli oggetti. Ah, cos'è la passiva sua? Dice: Ho la fortuna 2% di velocità d'attacco per ogni 1% di salute mancante e i suoi attacchi lo curano. E lui già si cura di suo, insomma. Ok, però. Ok, questi due insieme fanno la brama sangue. E quindi direi che va bene su di lui, così c'è un po' più di sustain. Poi facciamo così, così e così, tanto lui copre sta fascia e cerchiamo chi mi dà i pike e lui. Eccolo Rakan, almeno facciamo di livello 2 anche lui. Cerchiamo un po' Riven, corazzato schermagliatore. Beh, sì. Quali sono i miei schermagliatori? Ok, potrei rinunciare volendo a Udyr, che se già sto abbastanza avanti. Potrei rinunciare all'assassino, a Pyke. Però, insomma, stiamo cercando di farci la sesta sentinella. Magari ce lo teniamo, dai, per ora. Vabbè, Jax è forte, quindi da mettere davanti. Chi è un altro Pyke? Giro. Ok. Un Pyke di livello 2 in più a quello che già abbiamo. E Riven. Facciamo Riven di livello 2, va. Così. Almeno sono tutti di livello 2. E lui c'è il livello 3. Ok. O mi ha detto particolarmente sfortuna a me, o c'è qualcosa che mi è sfuggito di sta partita. Sì, c'è quel livello 3 là dietro che è brutto. Eh sì, vabbè, è andata. Tanta gente. Va bene. Sembra di qua giù già. Adesso c'è il giro tondo. E un po' di prendere qualcuno che ci serve, tipo un altro Jax. Ci portiamo avanti col lavoro. Jax, diciamo, c'è Olaf, quindi io Olaf me lo andrei a prendere, sinceramente. Qua. Riuscissi a farlo lui di livello 3 sarebbe per niente male. Pensando se sostituire Udyr con Jax direttamente già da adesso, che non mi sta soddisfacendo Udyr. Sentinella, ecco la sesta sentinella. Lui è schermagliatore come lui,
E Dragonica che non ci serve, quindi ciao, e ti metto a te, recuperiamo anche questi. Ecco. Ok. Sarebbe da mettere in campo la sesta sentinella. Casomai rinuncia. Questo è quello che c'ha Vladimir a livello 3. Vediamo un po'. Qualcuno ce lo stiamo pur tirando giù, ma vedo che si fatica tantissimo. E quando sono arrivati in tre a picchiarla. Ciao cuore. Allora, sì, facciamo così, leviamo il legionario che abbiamo messo, cioè il Riven, aggiungiamo la sentinella così almeno arriviamo a 6 sentinelle e poi dopo riproporremo il legionario. Ok, quindi famo così, perfetto, con questo qui, così, cos'ha? Così, più o meno, così, ho la faccia centrale, l'assassino laterale, 58, 1 e 2, andiamo verso l'ottavo livello, così possiamo, c'ho proprio due cannonieri da cotte, chi sono i? Ah, loro due, vabbè, buono. Ah, pure questo c'è a livello 3. Io sto soffrendo questa cosa. Sto soffrendo il fatto che non ho i livelli 3 io. Vabbè. Guardate i danni che arrivano. Dai, fate fuori quel fregno che sta tenendo botta e ci blocca lì. Dai, dai, Olaf, vai pure, ti picchia Olaf, pure. Vai, guarda che. Bravo il mio Olaf. Ci sta tenendo a galla. Allora, contro questi ci va bene così. Rakan ci serve. E ok, dopodiché uno e due. E va bene così. Quando riusciremo ad arrivare all'ottavo livello, metteremo Riven che ci dà per legionario, mi sembra, giusto? Se è legionario lei, sì. Ci date qualche oggetto, per favore. Uno? Vi sarete sprecati la goccia. Ma chi la dà sta goccia? Ok, un Olaf di L2, una Irelia, una Riven e una botta di equip. A chi diamo più mana? A chi diamo più mana? Bella domanda. Io darei Irelia. Poco più mano a lei che insomma fa male. Allora facciamo così e dividiamo un attimo la faccenda. Tra un po' prendo in considerazione di cominciare a sfruttare più l'oro e tanti saluti. Altro livello 3. Dai, che forse io lo. Ok, gliel'abbiamo tolto. Però tornato sotto forma di livello 2, brutta sta storia. Dai, mio Olaf è morto. Che cosa sta succedendo? Ok, non ho capito bene cosa è successo, ma l'abbiamo portato a casa. Questo è quanto mi basta sapere è che l'ho portato a casa. Poi il resto ciccia. Oggetti, tanta roba, ci sarebbe questo. Allora, 10% più 10 di velocità e 15 di mana, più 10% di velocità. Gli attacchi del portatore sparano, non danno attacco al nemico, facendo danni pari al 70% di attacco. Sì, ci piace questo, lo diamo a lui. Sì. Di questi non mi interessa nulla, quindi tra e famo rientrare Riven. Ecco, e ristabiliamo l'ordine così. Ok, adesso basta livellare perché al massimo puoi arrivare a livello 9 a sto gioco e puntiamo a cercare i personaggi e
riuscire a fare anche noi almeno un livello 3, perché sennò qui. Mo' ok, oh, no, la freggi, reggi, Olaf, è morto. Brutta storia. Dai, levate quello, fate fuori il ciccione e il ciccione non muore. Ok, è morto. Avanti, ragazzi. Dai, che forse se la portiamo a casa. No, invece no. Però abbiamo ridotto i danni perché alla fine gli è rimasto solo un livello 2, un livello 1. Ok, una Riven, la mettiamo qua. No, oh, cosa mi dai? Mi ha dato. Allora, questo che fa? All'inizio di ogni fase, portatore equipaggia due oggetti temporanei. Ok, direi che gli oggetti temporanei li diamo a Riven. E poi questo, no, lo scettro lei. Leggo. Fa danni, oddio, danni magici li fa effettivamente. Vai, fai qualcosa. Ah, quello mi sa che è roba di lui che non ha preso. Io vado a guardare, roba sua. Però questa l'ho portata a casa. Questa l'abbiamo portata a casa, eppure bene, direi. Aggiungerei io. Poi c'è giro giro tondo, quanto è bello il mondo. Servirebbe una di lei, o una Riven, o un oggetto utile. Ah, qui sono oggetti completi. Quindi oggetto completo che mi serve. Quel cappello? No, perché sono sorpreso. Lo zefiro? O questo? Ecco, ho preso pure quello e allora dai, Zefiro, Zefiro! Ho preso? No, l'ho preso lui. Questa, ok. Vagamente utile, se non mi ricordo male. Questo lo vendiamo, ok. Questo qua, ogni 5 secondi il portatore emana un'aura che gli entra in un esagono curandoli. Jax, vai Jax, cura i tuoi alleati. Rakan, Rakan. Guarda che legionario che c'è. Io devo capire i miei legionari chi sono. Sono Rakan e Riven. Riven è portatore del legionario. Vabbè, però mi serve qualcuno che combatte là davanti. Lui è fortissimo, ragazzi. Draven ha messo la dietro, ma gli devi dare anche gli oggetti giusti. Comincia a diventare. Oh, Lucian. Se è sceso, fa anche Lucian a livello 2. Aia, aia, ce l'aveva tutti di livello 3 questo. Allora, tanto famo così. Ma prendo lui. No, non mi fa prendere. A chi rinuncia? Rinuncia a lei per un Olaf, sicuro. Rinuncio. A chi rinuncio? Rinuncio a lei per Jax. E cerco. Cerco un attimino per vedere, per trovare una soluzione. C'è un Pyke qua. Quindi via questo dentro Pyke. Ok. Cos'è? L'abbiamo vinta senza nessuno? Sembrerebbe. Sì. Allora, qui contro un drago. Quindi non ci abbiamo. Mazza quante ne sono uscite. Cioè, avevo fatto di livello 2, figurati. Giro. Oh, che bello lui così. Gallio, oh, Gallio è una sentinella. Attenzione. Gallio è una sentinella. E allora mi sa che io levo lui. Levo Rakan, che non mi sta convincendo per nulla. Vabbè. Ok, questa ciao. E un oggetto. Allora, abbiamo detto, Rakan ci saluta dentro Galio. Ok.
Legionario, legionario, sì, però non. Cosa mi hai dato? Questo? Vabbè, questo. Ma proprio a Gali glielo do. Giro. 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 Allungare. Giro. Altro Jax. Tanto giro, tanto faccio, io continuo a cercare. C'è una Riven, però a sto punto. Lui. Cosa è un po' cambiato tutto sommato, però abbiamo perso ugualmente. Niente, useremo tutto l'oro adesso per cercare di fare i livelli 3, altrimenti qua moriamo e non abbiamo risolto niente. Ok, ci sarebbe la linea? No, giro. C'ho Jax dentro lui. Giro, lo so. Mi tocca girare e porta pazienza. Andate, quanto mi devo rosicare? Mi stanno uscendo un sacco di roba che però non posso prendere. Oh, Gallio livello 2. E questo intanto lo chiama Jax, che picchia sicura. E vabbè, la prendo, ma tanto credo che. Oh, vai! Ho fatto un livello 3 al volo. Credo di essere riuscito a fare un livello 3 in extremis. No, purtroppo no. Io intanto cerco che Jax a sto giro me lo compro. Mica lo so se riesco a portarlo a casa. Guarda, se perdo è con livello 3 che non sono riuscito a gestirmi. Ah, sono vivo. Sono vivo. Vivo. Voglio il livello 3, che poi che è Pike, mi sa, sì. Eccolo. Ok, conteniamo la ricerca, usiamo veramente tutto l'oro che c'ho. E tanti saluti. Gallio adesso non mi serve. Vai, lui me lo compro. Ok, un altro Jax. Se mi esce un altro Jax. Non è uscito Jax, te prima. Vabbè. C'ho sito da potermi vendere, ma vediamo. Speriamo di non perderla sta partita qua. Madonna, 1, 2, 3, 4 livelli 3. Vabbè. Cioè, l'unico livello 3000 è stato preso e buttato via. Ma dai. Uffa. E vabbè, guarda quello che cosa mi ha fatto lì, me l'ha sterminato. Però c'è stato un Olaf. No, 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 cura. Cavolo. È finita, abbiamo finito. Niente, peccato. Boh, però siamo arrivati terzi, eh? Ci potremmo stare, a sto giro siamo arrivati terzi. Sul podio ci siamo arrivati. E vabbè, niente, ragazzi. Con questo vi saluto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, condividete, lasciate un commento e attivate la campanellina. Ci vediamo al prossimo gameplay. E bella per tutti. Ciao!